benvenuti e bentornati sul mio canale. Il recap di oggi è la dimostrazione, la spiegazione tecnica di come realizzare uno spacchetto ai pantaloni. Molti pantaloni già nascono con lo spacchetto e spesso si va nel pallone, perché ripetere lo spacchetto al pantalone, quello professionale, apparentemente sembra difficile, ma non lo è. E che cos'è? Scampoli o no? Scampoli. Nel caso specifico di questo pantalone, lo spacchetto non ce l'ho volutamente, e così che ex novo all'interno della nostra rubrica, appunto, scampoli di cucito, vi farò vedere come tecnicamente realizzarlo. Ho la misura del mio pantalone ed è importante chiaramente averla stabilita prima. E come procedo? Deciderò dove fare lo spacchetto. Normalmente lo spacchetto sul pantalone rimane sulla cucitura esterna, ma ci sono anche dei pantaloni che lo possono avere all'interno. Io lo faccio all'esterno. Stabilisco qual è la mia misura semplicemente con lo spillo, che limiterà il mio bordo. Porto fuori tutta la stoffa. Decido che l'altezza del mio spacchetto dovrà essere di 4 cm, quindi attenzione, molto importante, questo è la mia misura, quindi dove verrà il mio orlo. Intanto tolgo l'eccesso del tessuto, perché è lungo, appunto, mi tolgo quest'orlo a macchina che non mi serve. Lavoro a rovescio per farvi bene capire come prepararlo. Questa è la mia misura. Questa è la cucitura esterna e procedo con le varie misurazioni. Farò intanto, lavorate spesso, io lo faccio ed è, diciamo, un aiuto. Fate dei piccoli taglietti che vi servono proprio come riferimento, quindi segnerò intanto con il taglietto lungo la cucitura esterna la parte della cucitura, appunto, faccio un piccolo taglietto, qui sarà il mio orlo. Da questo punto in poi, avendo deciso che lo spacchetto deve essere alto 4 cm, devo misurare da questo taglietto verso il basso 4 cm. Io lo segno sperando che si veda, perché poi il pantalone è chiaro, però adesso rimetterò anche lo spillo. Ma al di là appunto del gesso, potete anche in questo caso ritagliare con uno spacchetto, un taglietto piccolino lungo la cucitura, quindi 4 cm verso il basso. Sempre dalla misura del mio orlo vado su 4 cm. Altro taglietto. A questo punto, dall'ultimo taglietto fatto, quindi verso poi la stoffa in eccesso, lasciate sempre un margine di spazio di tessuto che non vada oltre i 2 cm, perché può darvi fastidio. Quindi in questo caso taglierò il di più, io lascio un centimetro perché non mi serve di più. Il lavoro adesso è ben impostato, in teoria è fatto, però vi dico quello che verrà fatto appresso. Avendo questi taglietti, noi dovremmo scucire tutta questa parte che va dal primo all'ultimo spacchetto, rinforzare le cuciture, quindi all'inizio e alla fine, e poi alla macchina da cucire vi farò vedere ulteriormente come chiudere il nostro spacchetto. Però ripeto, l'impostazione dello spacchetto sta tutta in questi taglietti. Ho lasciato volutamente la macchina infilata di color nero proprio per fare vedere bene il lavoro che andrò a fare. I miei taglietti, come ho già spiegato sopra, sono molto importanti. Bisogna
prima di scucire questo spazio che va dal primo all'ultimo taglietto, rinforzare le cuciture iniziali qui, quindi arrivando fino allo spacchetto. Guardate il colore nero, così è più chiaro per voi il lavoro. Vedete, ho rinforzato questa cucitura fino al taglietto. Altrettanto faccio qui. Chiaramente questo lavoro che sto facendo vale proprio quando devo accorciarlo il pantalone. Se voglio proprio invece creare un lavoro ex novo, quindi sto confezionando un pantalone e lo faccio da zero, farò sempre i taglietti ma non mi ritroverò la cucitura centrale. Dopodiché, da segmento a segmento nero, scucio la cucitura. Qui ho rinforzato, per cui non andrà oltre. Avendo scucito la parte appunto limitata dai segmenti neri, vi ritroverete un'apertura, ok, che già potete capire l'effetto dello spacchetto. Piegando il taglio, e il taglio corrisponderà esattamente la parte della cucitura, vado a cucire sempre con il nero, così capite bene, da spacchetto a margine finale, un lato e l'altro lato. Quindi inizio e mi fermo sempre dove poi c'è il mio nero. Lo spacchetto è cucito, rigiriamo adesso a rovescio e vediamo il risultato. Avendo poi rigirato il nostro pantalone sul dritto, è quello che vi ritroverete, lo spacchetto, quindi piccoli taglietti però misurati bene permettono di avere questo risultato. La procedura finale, che non sto a spiegarvi, è quella di cucire l'orlo, per cui taglia e cuci o zigzag per chi non ha la taglia e cuci. Potete poi, dipende dal tessuto, cucire l'orlo a mano oppure fare un'impuntura. L'importante è che il vostro spacchetto sia perfetto. Questa stessa procedura chiaramente non limita le altezze, io posso fare uno spacchetto di 2 cm, lo posso fare anche di 10 cm, ma il criterio è sempre lo stesso. E anche per oggi il nostro reshape finisce qua. Vi ricordo di iscrivervi sul canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi anche sui social, ma ricordate sempre, reshape your style.